Faccio il serio, dai, ok. Allora, Drawers 2.0. Sì, la serie di Come nasce, che cos'è? Drawers 2.0 nasce da un'idea mia, di Andrea Del Campo, di Fabrizio Galliccia, che adesso non c'è. E lo scopo è quello di radunare dei disegnatori che hanno appena pubblicato, quindi che hanno bisogno e necessità di farsi conoscere per vendere proprie illustrazioni, ma proprio per creare anche dei contatti col pubblico, cosa che è molto importante. Quindi dicevo, allo scopo di radunare noi disegnatori, prendere uno stand a ogni fiera e proporre i nostri lavori. Che in questo caso, come quest'anno a Lucca, è un folder con le nostre 15 illustrazioni. E la stessa cosa l'abbiamo provata anche alla Fiera di Mantova a marzo ed è andata molto bene. E niente, ognuno quindi porta le proprie cose in vendita e così diciamo ci facciamo grossa pubblicità, anche perché siamo tutti all'opera nel fare sketch, disegno dal vivo, commissioni, quant'altro, qualsiasi cosa si possa disegnare. Quanti autori siete a far parte? Questa volta siamo 15 e nonostante sia abbastanza complicata da gestire la cosa, credo che ci stiamo riuscendo molto bene. La volta scorsa a Mantova eravamo in 12. Poi a seconda della città dove ci troviamo gli autori cambiano, è sempre un circolo, non siamo quasi mai gli stessi e questa è un'altra cosa che mi fa piacere, che ci sia un continuo circolo di disegnatori, quindi non trovare mai le stesse facce a volte può essere anche una cosa positiva, proprio per far girare di più la voce, per accogliere quanti più disegnatori possibili, alternandosi magari durante le fiere. Voi avete, che siete giovani, che volete, avete voglia di fare, però come stili radunate autori pubblicati da case editrici disparate. Sì, sì, questa è anche una cosa che ci fa... penso che sia un punto molto importante, perché chi viene a vedere il nostro stand può accorgersi della varietà di stile, di tratto che ognuno di noi ha e quindi ha più possibilità di scegliere un disegno da un disegnatore piuttosto che da un altro, comprare il nostro artbook che ha 15 illustrazioni diverse in questo caso. È una cosa pensata anche sotto questo punto di vista, quindi evitare di avere un artbook omogeneo e avere più stili possibili è una cosa che a mio avviso e penso come molti altri possono aver notato, penso che sia una cosa buona. E un'ultima domanda, diversi di voi hanno già pubblicato negli Stati Uniti e in Francia, sì. Il fumetto italiano oggi come sta? Ah, il fumetto italiano... questa è una domanda difficile, perché c'è chi dice no, in realtà va bene, no, c'è una grossa crisi. Io credo che è strettamente legato alle persone che lavorano nel fumetto italiano, quindi dalle case editrici innanzitutto. E se un cambiamento non c'è alla base, anche nel modo di approccio con gli autori stessi, allora è difficile anche poi un ritorno da parte del pubblico, perché la qualità diventa relativa anche al lavoro che ognuno, ai tempi di realizzazione di un albo e tante altre cose. E poi penso che anche il pubblico debba abituarsi a delle nuove cose che vengono proposte, tipo quest'anno noi per la prima volta facciamo sketch solamente se si viene acquistato un folder o un'illustrazione, quindi dobbiamo anche abituare chi è appassionato ad aprirsi un attimo alle esigenze nostre, a quelle della situazione in generale. No, non... Forse non è una domanda.